Entrambi i tipi di lenti che noi abbiamo a disposizione, che io personalmente utilizzo, cioè la EDOF e la trifocale, consentono una buona visione da vicino. Perché io scelgo una lente o l'altra? Io dialogo con il paziente e spiego al paziente quali sono gli effetti collaterali della trifocale, quindi la possibilità di avere qualche alone, e gli chiedo quanto gli interessa vedere molto bene da vicino, ingrandito, e vedere, poter fare un lavoretto da vicino, poter cucire, poter guardare, leggere un giornale. Per il paziente è molto importante vedere molto bene da vicino, gli spiego che l'unica soluzione è la trifocale, perché è l'unica lente che ci dà una potenza da vicino importante, di almeno 3 diottrie qualcosa. Se invece il paziente mi dice: a me interessa avere un aiuto da vicino, ma non mi importa dover magari mettere gli occhiali per leggere, mi interessa magari poter leggere il menu al ristorante, il cruscotto della macchina, però se mi devo mettere un 2 per leggere saltuario non mi arrabbio, non è il mio obiettivo dell'intervento, o guido molto la notte, abito a Milano e lavoro a Gallarate, a questo tipo di paziente propongo una EDOF. Quindi da un lato abbiamo una lente molto potente con qualche effetto collaterale, dall'altro lato abbiamo una lente meno potente sicuramente, e questi sono dati scientifici, quindi, però senza nessun tipo di effetto collaterale, ossia con gli stessi effetti collaterali di una lente monofocale. Qualsiasi lente impiantata nell'occhio ha degli effetti collaterali, eh? Il cristallino umano stesso ha degli effetti collaterali, tutti noi, se voi provate a guardare i lampioni la notte, abbiamo degli aloni. Gli aloni sono dovuti all'astigmatismo, sono dovuti al film lacrimale, sono dovuti agli occhiali sporchi, sono dovuti alla cataratta. Quindi un paziente querato di cataratta che ha impiantato una lente artificiale vede degli aloni. Con la EDOF ne vede poco niente, cioè vede gli stessi di una lente normale monofocale, però non ha una grandissima potenza da vicino. Con la trifocale vede più aloni, però ha la potenza da vicino e quindi può scegliere di poter, diciamo, eliminare quasi completamente la schiavitù degli occhiali.